Subtutela Dei, chiudeva così tutti i suoi scritti il giudice ragazzino, il magistrato e beato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990, mentre senza scorta si stava recando in tribunale. Subtutela Dei è anche il titolo scelto per la mostra itinerante che ha fatto tappa a Trapani. L'installazione, inaugurata ieri nell'atrio del Palazzo di Giustizia, rimarrà visibile al pubblico fino al prossimo 15 gennaio. Un percorso fatto di immagini e contributi audio e video per non dimenticare una delle tante pagine buie della storia della Sicilia. Proietta nell'attualità la figura di Rosario Livatino, che è sempre stata, diciamo, un punto di riferimento per i magistrati e non solo per i magistrati. Io ancora oggi mi sorprendo, piacevolmente mi sorprendo, del fatto che giovanissimi magistrati, magistrati che ancora non erano nati quando è stato barbaramente ucciso alle porte di Agrigento, hanno nel loro screensaver la foto o una frase presa dagli scritti di Rosario Livatino. L'iniziativa è stata promossa dalla Libera Associazione Forense della locale sezione dell'Associazione Nazionale Magistrati dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e del Centro Culturale Cinque Torri. Le condizioni in cui Livatino si trovò a lavorare fortunatamente oggi non ci sono più, grazie al lavoro di chi è venuto dopo di lui, che ha sfruttato l'eredità, anche la competenza di colleghi come lui, come Falcone, Borsellino, Ciaccio Montalto, per parlare di un magistrato di Trapani, che hanno posto le basi di un'azione repressiva efficace che poi è riuscita, diciamo, a debellare il fenomeno che, tuttavia, essendo un fenomeno cangiante anche di natura, che ha delle connotazioni culturali, non si può dire sconfitto finché ci sarà un certo tipo di sottobosco e anche di mentalità, ecco. Alla cerimonia ha preso parte anche il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, Lia Sava. Messaggio di Rosario Livatino arriva direttamente nelle coscienze anche dei magistrati più giovani. L'impegno sobrio, l'impegno silenzioso, il magistrato che fa il suo dovere a prescindere da quelle che sono le contingenze e le difficoltà. Credo che siano il significato più profondo da trasmettere a quelli che iniziano adesso la professione, a quelli che, come noi più anziani, devono continuare in qualche modo quel percorso.